Michele Iacono, un volto noto anche per essere uno degli ultras dell'Ischia Calcio. Finalmente una bella notizia, potete riabbracciare i vostri parenti che sono a Villa Mercede. Sì, è stata una bellissima vittoria dopo tante sconfitte, veramente sconfitte proprio in termini calcistici roboanti, perché sono stati mesi difficili, dove non solo i nostri nonnini, parenti si sono ammalati di Covid, ma anche abbiamo subito numerose perdite. Sì, parecchi purtroppo sì. Non ce l'hanno fatta e quasi tutti si sono ammalati, sono stati mesi veramente di apprensioni, anche un tuo familiare. Sì, mia mamma è stata vittima del Covid, come la gran parte dell'isola sa ormai, ma non era un segreto. Fortunatamente è riuscita a vincerlo, come ha vinto numerose battaglie nella sua vita. Anche gli altri nonnini fortunatamente sono riusciti a battere questo virus maledetto. Altri non ce l'hanno fatta, altri ai quali io e la gran parte di noi familiari eravamo legati, e sono state perdite veramente come se fosse un pezzo del nostro cuore. Quindi la vittoria c'è stata e ce la godiamo. La battaglia è ancora lunga perché, ripeto, ci sono le regole Covid da rispettare, il lavoro dei dottori e degli infermieri lassù, che noi rispettiamo e ringraziamo sempre quotidianamente, però è stata dura e ci godiamo per adesso queste visite che non saranno. Per adesso ci hanno detto che ce ne sarà solo una, però è già una bella vittoria. Poi aspettiamo queste leggi sia dell'ASL, della regione che chi è delegato a fare queste leggi, per poter vederci più spesso e soprattutto ritornare alla normalità. La normalità che lassù era fatta di feste, era fatta di giochi, era fatta di abbracci e quant'altro. Quindi per adesso accettiamo e siamo contentissimi di essere riusciti, dopo battaglie che andavano dalla somministrazione dei pasti fino a questa, che siamo riusciti a vincere. Ce li saluti da parte della redazione. Saranno ricambiati e vi abbracciano caldamente tutti.